Il Settecento è un secolo di profonda e generale trasformazione che segna la fine dei modelli culturali tradizionali. Dal punto di vista politico, quest'epoca si apre con il dominio incontrastato del massimo sovrano assoluto, Luigi XIV, che muore nel 1714 in pieno Ancien Régime, e si chiude con le prime vittorie di Napoleone Bonaparte, che diffondono in tutta Europa i principi della Rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, sui quali si fondano oggi le costituzioni degli stati moderni. Ma è qualche decennio prima, con la Rivoluzione americana, che tramonta definitivamente l'idea del cittadino suddito e si afferma invece quella del cittadino che detiene ed esercita dei diritti, non più succube di un potere assoluto. L'indipendenza delle colonie americane dall'Inghilterra trova infatti il suo fondamento ideale nella Dichiarazione di Indipendenza del 1776, che proclama il diritto inalienabile di ogni uomo alla vita, alla libertà, alla ricerca della felicità. L'altra grande rivoluzione si ha in ambito economico ed è la prima rivoluzione industriale, che prese il via in Inghilterra intorno al 1760, grazie alla meccanizzazione del lavoro, possibile attraverso l'invenzione di macchine in grado di lavorare in serie, i processi produttivi tradizionali, fondati sulla manodopera artigianale, vennero abbandonati. Alla rivoluzione industriale si accompagnò una profonda trasformazione della società. Assistiamo all'ascesa della borghesia capitalistica e alla formazione di un vasto proletariato. La rivoluzione americana, la rivoluzione francese e la rivoluzione industriale furono eventi che mutarono profondamente il volto non solo dell'Europa, ma di tutto il mondo. Non avrebbero però avuto luogo senza quel mutamento profondo della cultura e del pensiero europeo che conosciamo con il nome di Illuminismo.